Eccoci qua alla nostra prima meditazione. Il brano che abbiamo ascoltato, che vi ho presentato prima, quello del capitolo 24 del Vangelo di Luca, i discepoli di Emmaus, era il brano introduttivo, per come dire, l'introduzione agli esercizi. Quella di adesso è la prima meditazione. Siamo in un cammino in cui cerchiamo di cogliere come possiamo incontrare il Signore e come possiamo riconoscerlo. Il brano di questa prima meditazione è tratto dal Vangelo di Giovanni, è al capitolo 1 ed è dai versetti 43 a 51. Questo ve lo leggo. Siamo nel momento in cui Giovanni Battista, siamo all'inizio quindi del ministero di Gesù, Giovanni Battista ha indicato il Messia a due dei suoi discepoli, questi sono andati a casa sua fino alle 4 del pomeriggio, poi tornano fuori e uno dei due è Andrea, chiama Pietro, e quindi ha chiamato i primi due discepoli. Il Vangelo, ecco, da lì continua così, dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Ecco, in questo brano il nostro percorso di riconoscimento di Gesù fa una tappa fondamentale, che è quella iniziale. Noi possiamo riconoscere Gesù come Messia perché Gesù riconosce noi. Questa è l'esperienza di Natanaele. Cioè Gesù lo riconosce e allora lui riesce a riconoscere il Messia. Ma facciamo un passo alla volta. In questo brano il primo elemento interessante, il primo spunto, viene proprio da Filippo. Cioè questo brano che abbiamo letto in realtà parla di Filippo, di passaggio. La chiamata di Filippo è descritta brevissimamente, quasi solo per far entrare il personaggio. Trovò Filippo e gli disse seguimi. Filippo era della stessa città, Filippo trovò Natanaele. Ed è interessante, il brano della chiamata di Natanaele a diventare discepolo di Gesù comincia da Filippo. La chiamata di Natanaele comincia da Filippo. La mia chiamata comincia da qualcun altro. Gesù ha un piano per chiamarmi, per avvicinarsi a me, per farsi riconoscere, e questo piano comincia da un'altra persona, Filippo. Forse è amico di Natanaele, ha fatto delle esperienze con lui, si vede che ha confidenza, no? Ecco, Natanaele incontra Gesù, fa esperienza di Dio e va a chiamare il suo amico, scusate, Filippo fa esperienza di Dio e va a chiamare il suo amico Natanaele, vuole condividere. La prima cosa che dice Natanaele è abbiamo trovato. Allora, questo però è il primo spunto. La vocazione, l'inizio della vocazione, della mia vocazione, viene da un estraneo. Dio prepara il terreno intorno a me per farsi riconoscere, grazie alla buona volontà e all'amicizia di un amico, come per Natanaele di Filippo. Allora noi ci chiediamo, no? Riesco a riconoscere il Signore che mi ha circondato di attenzioni, che mi si è avvicinato attraverso altri che sono venuti ad annunciarmi il loro incontro con Dio? Chi sono questi altri? È importante riconoscere come il Signore mi si è fatto vicino. Il secondo spunto lo raccogliamo dai versetti 45 e 46, cioè questo breve incontro in cui Filippo
dice a Natanaele la sua esperienza. La cosa interessante è come Filippo, quando incontra Natanaele, parla di Gesù. Intanto Filippo sembra come che non possa trattenersi. Incontra Natanaele, incontra un amico, hanno confidenza e con entusiasmo gli parla dell'incontro che ha fatto. E sentite la frase: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Caspita, colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Cioè sta parlando di un personaggio grandioso, del Messia straordinario, una cosa pazzesca. E poi dopo Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Il figlio di Giuseppe, di Nazareth. A leggerla così sembra quasi che anche Natanaele, mentre lo dice, si stupisca, no? Cioè abbiamo trovato colui di cui parlano la legge, Mosè nella legge, i profeti. Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Abita in una città neanche nominata nella Bibbia, ha una sua famiglia concreta, Giuseppe il falegname. Insomma, non è molto promettente. Non è uno che è sceso dal cielo, non è un Giovanni Battista che veniva dal deserto e predicava, è uno che faceva il falegname. Però mentre Natanaele, mentre Filippo dice così, rendendosi conto in fondo della pretesa di queste sue parole, però Filippo sa chi ha incontrato. Sì, va bene, è figlio di Giuseppe, di Nazareth, ma io so chi ho incontrato, ho visto quella persona lì. Le parole che ha Filippo in mano non gli bastano per definire Gesù. E in effetti Natanaele percepisce subito, dice, ma come fai a dirmi che è colui che dicevano la legge di Mosè, i profeti, e poi mi dici che è uno di Nazareth? Da Nazareth può venire qualcosa di importante, dice Natanaele. E Natanaele sente diffidenza, lui con Gesù non l'ha incontrato, sente diffidenza, non è per niente entusiasta, anzi, dà l'impressione di essere come disilluso, smaliziato, un po' depresso. Cioè come se avesse già sentito molte volte, già sperato molte volte di aver incontrato il Messia, un bravo maestro, uno che diceva cose. Questa è l'ennesima volta che qualcuno gli dice, ecco qua è il Messia. In realtà Natanaele si muove solo perché il suo amico Filippo gli ha detto, vieni e vedi. Natanaele si fida di Filippo, oppure dice, guarda, me lo dici tu, vengo, per non far fare all'amico la figura dell'illuso, del poveretto che non capisce, guarda, vengo, ti do una possibilità. Quindi c'è questa discrepanza tra la grande promessa del Messia e Gesù di Nazareth, e mentre Filippo percepisce la discrepanza ma non può non annunciarlo perché Gesù l'ha incontrato, Natanaele invece, ma così poco, vieni e vedi. Ci domandiamo anche noi, allora, alla luce di questo passaggio fatto da Natanaele, ci domandiamo anche noi perché non ci fidiamo di Dio. Perché qualche volta è troppo piccolo, troppo poco visibile. Non ho da annunciare dei miracoli grandiosi, delle cose, no? E seconda domanda che ci facciamo. Vieni e vedi. Vieni e vedi, ricorda anche quei momenti forti della mia vita di fede in cui anch'io ho sperimentato il vieni e vedi. Sono andato senza tante attese, senza tante cose, così, perché c'erano gli amici, perché mi aveva invitato chissà chi. E poi invece il Signore mi ha stupito. Vieni e vedi. Terzo spunto, lo raccogliamo dal versetto 47. E Gesù intanto, simpatico perché Giovanni accorcia qui, velocizza tutto, non dice neanche allora Natanaele andò e mentre si avvicinava Gesù lo vide. No. Secco, no? Vieni e vedi. E poi Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse da lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Questa è una scena epica. Su questa frase io vi suggerisco di fermarvi molto. Perché Natanaele si sente riconosciuto. Gesù lo vede da lontano e lo riconosce come cosa? Come chi? Un israelita in cui non c'è falsità. Israelita vuol dire elemento del popolo di Dio, uomo del popolo del Dio di Israele, un israelita che vuole vedere e vuole riconoscere l'opera di Dio nella storia del suo popolo, un israelita, e un israelita in cui non c'è falsità, c'è uno che non si accontenta
delle soluzioni facili, del legalismo degli ipocrifi, dei ipocriti e dei farisei. Non si accontenta. E non si accontenta neanche di facili entusiasmi. Non era corso dietro a Filippo come a chissà cosa. È uno che cerca di vagliare. Non c'è falsità. Non corre dietro al primo che passa. È uno serio. Con questa espressione, però, Gesù mostra di conoscere in profondità Natanaele, cioè nei suoi desideri più profondi. Anche se Natanaele ha, anche nella sua testa, ha una scorza un po' cinica, disilluso, ferito, che non si fida, sotto però il suo desiderio è grande di trovare, di incontrare, di riconoscere il Dio di Israele. Allora io qui vi invito a soffermarvi su questo versetto e come a immaginare la scena. Ma dopo provate a fare, se ce la fate, anche un passo in più e a dire, ma insomma, Gesù conosce anche me fino in fondo. Allora, se adesso mi incontrasse per strada, come mi saluterebbe? Che cosa direbbe di me Gesù? Cioè, nella profondità dei miei desideri. Ho fatto un po' attenzione alle risposte di false modestie, che Gesù dica, ecco qua un peccatore, ecco qui uno un po' così sfiduciato, no? No. Cosa vede in fondo Gesù, in fondo me? Guardate che Gesù va oltre i nostri peccati, i nostri difetti, le nostre scontentezze. Gesù va fino in fondo, fino in fondo. Come mi saluterebbe Gesù? Provate a fermarvi un po', a immaginare la scena e vedere cosa succede. Quarto spunto, dai versetti 48 e 49. Natanaele, stupito di come Gesù l'abbia colto nel segno, colpito al cuore, domanda come mi conosci. E Gesù risponde dando un segno. Ah, è molto curiosa questa cosa del segno. Cioè, Natanaele è sinceramente stupito e questo stupore gli ha come aperto il cuore, no? Aperto, insomma, riconosce che davanti a uno, caspita, almeno un profeta, no? Rigira la domanda. E Gesù, la risposta di Gesù è: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto che eri sotto il fico. Ora, provate a pensare. Dire a uno, tu prima eri sotto un fico, profeta, insomma, sì, riesce a vedere il passato, però cosa ha visto? Che era sotto un fico. Ma Gesù mi ha appena detto che io nel profondo del mio cuore ho il desiderio di essere un buon israelita e non ho falsità. Allora, qual è la cosa più intelligente che Gesù ha detto? Qual è la profezia più stupefacente che Gesù ha fatto? È quella del cuore, quella del fico, cosa volete? E difatti il fico è solo un segno, è solo un segno. E il segno serve a confermare quello che Gesù ha detto più in profondità però. Il tesoro è Gesù che legge nel cuore di Natanaele. Il fico è un segno che serve per confermare. Bene, allora anche qui, no? Gesù però conosce tutto. Gesù conosce tutto, non solo il cuore ma anche il fico, non solo il profondo ma anche la superficie. Allora stiamo anche noi su questo spunto. Gesù conosce tutto anche di me, e se anche ho ricevuto dei segni, c'è ben altro che Gesù sa di me. Ne sono prova i momenti in cui anche inaspettatamente, come Natanaele, inaspettatamente, anch'io ho ricevuto, o dalla parola di Dio, o da una persona, o da un incontro in chiesa, motivazione, consolazione, cose che non erano frutto delle mie forze. Il Signore mi ha parlato di me e mi ha tirato fuori. Allora ricordiamo questi momenti e riviviamolo adesso. Ultimo spunto, Gesù ironizza con Natanaele, che rimane stupito per il fico. Guardate, Natanaele, dopo che Gesù gli ha detto tu sei un israelita senza falsità, gli dice come mi conosci. E dopo che Gesù gli ha detto ti ho visto sotto il fico, Natanaele dice Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Cioè Natanaele dice ancora di più di quello che Filippo gli aveva detto di Gesù, uno di cui parlava Mosè nella legge e i profeti, che era già tanto. Tu sei il figlio di Dio. Il figlio di Dio, perché Gesù ti ha detto che eri sotto il fico, Gesù ironizza, no? Ironizza e aumenta e dice, vedrai cose ben più grandi di queste, cose ben più grandi di queste. E questo in effetti è
la storia della nostra vita con il Signore Gesù. Noi pensiamo di aver visto dei prodigi, chiediamo di vedere prodigi e abbiamo visto, magari l'abbiamo incontrato, magari abbiamo pensato più volte di averlo finalmente riconosciuto. Ebbene, c'era molto di più ancora da riconoscere. C'è molto di più ancora che Gesù deve mostrarmi. Allora io adesso l'ho conosciuto, magari ho visto dei segni, ma da qui in poi aprirò gli occhi in modo sempre nuovo. Su di me, su chi sono io, il Signore me lo dirà sempre meglio, su come sono figlio, su come sono amato, su di Lui, su come è presente, su quanto è vicino, e lo scopriremo sempre di più, e ce n'è sempre di più. Con l'immagine finale, angeli salire e scendere dal cielo, Gesù dice che pian piano, insomma, stando con Lui, vedremo come Dio vede le cose dal cielo, come dal cielo si vedono le cose sulla terra, le cose, le persone, io e gli altri. Allora, domandiamo la grazia in questo tempo di meditazione, di silenzio, su questo brano del Vangelo, domandiamo la grazia al Signore di sentirci riconosciuti, di accorgerci che Lui ci conosce fino in fondo e ci indica la strada per seguirlo.